In due parole, come su cosa si basa la nostra tecnologia di navigazione? La nostra tecnologia di navigazione non ha bisogno di infrastrutture. Perché? Perché il laser è sempre una macchina con guida laser, ma il laser, nel momento in cui viene proposta la macchina, viene realizzata la macchina e portata dal cliente, la macchina viene guidata manualmente all'interno dell'ambiente e, come un radar, va a fare una scansione di quello che vede all'interno dell'ambiente e si crea una mappa all'interno della sua memoria, quella in blu. La mappa chiaramente viene ripulita a livello software, vengono disegnati i percorsi. Da quel momento la macchina sa dove si trova perché confronta ogni volta che si muove quello che vede, quindi i muri che vede, con quello che ha memorizzato all'inizio e quindi sa sempre dove si trova. Sa dove deve andare perché all'interno del suo software è stato disegnato, sono stati disegnati i percorsi. Quindi viene utilizzata per, il laser viene utilizzato per la localizzazione e per la navigazione. Quindi se vi ricordate i tre freni principali di cui parlavamo all'inizio, qui siamo andati già a liberare di parecchio quelli che sono i freni che possono impedire lo sviluppo di un'automazione all'interno di sia applicazioni classiche come possono essere quelle della produzione, ma anche di applicazioni di logistica e di movimentazione.